Era l'ultimo partigiano, con lui se ne va un pezzo di storia dell'Aquila e della resistenza antifascista. A 99 anni si è spento Arnaldo Ettore a Castel di Sangro, il funerale oggi a San Bernardino all'Aquila. Aquilano Doc, nato nel 25, nel 1943 subì nella sua città 25 giorni di carcere con l'accusa di aver attaccato una caserma. Fu catturato anche dai tedeschi, ma riuscì a fuggire e si unì alla Brigata Maiella. Una persona che si è sempre adoperata per tramandare alle giovani generazioni i valori della resistenza, contribuendo a creare dei progetti. È stato anche musicista e compositore, celebre il video in cui suona Bella Ciao con il mandolino. Ettore lascia i figli Roberto e Luciana. Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio dal sindaco Biondi al presidente della provincia Caruso, passando per il PD con il consigliere Pezzopane e il senatore Fina, ma non poteva mancare il ricordo dell'Ampi, che ha voluto ricordare ancora una volta l'uomo coraggioso e fiero. Oggi ricordiamo con infinita riconoscenza e con grande nostalgia una figura straordinaria come quella di Arnaldo Ettore, perché per scegliere di essere partigiani antifascisti durante l'occupazione nazifascista ci voleva un grande coraggio e per aderire alla Brigata Maiella ci voleva una formidabile generosità, perché quei ragazzi allora non si accontentarono di liberare le proprie città e la propria regione, scelsero di continuare a combattere per liberare il resto dell'Italia, e Arnaldo è uno di quelli e per questo lo ricordiamo con grande riconoscenza e con grande ammirazione, una riconoscenza e un'ammirazione ancora più grandi per il fatto che lui visse questa sua esperienza poi con grande orgoglio ma anche con grande umiltà, quasi senza vantarsene, si metteva a disposizione degli altri ed era nella sua umiltà ancora più grande, come tutti i grandi italiani, come tutti i grandi partigiani, come tutti i grandi patrioti. Quelli sì, quelli erano veri patrioti, non quelli di oggi, eredi magari di una tradizione fascista che la patria l'avevano abbandonata e regalata ai nazisti. I veri italiani, i veri patrioti, i veri partigiani come Arnaldo sono gli uomini che hanno fatto la loro storia e che hanno vissuto una vita degna come tutti vorremmo fare.